Due squadre che si affrontano in quello che assume oramai contorni di un confronto diretto, soprattutto nell'ottica di seminare quanto prima la zona pericolo della graduatoria. Con la vittoria di Santo Ilpidio, l'Aprilia sembra aver preso il largo ed il calendario, ancora non interamente ripulito dai segni X, alla voce gare non disputate, offre una prospettiva apparentemente rassicurante. È però indispensabile non fallire quest'oggi per proiettarsi così verso un finale di stagione più sereno e porre nuove basi per un futuro da protagonisti. Dal quinto Ricci di Aprilia, 27esima giornata di Serie D, Girone F, la nonna di ritorno, Aprilia contro Recanatese. Un saluto da Francesco Mafera. E si comincia con il primo possesso manovrato dalla Recanatese, prova ad attaccare Liguori che rientra sul sinistro, ancora Liguori, allarga verso il compagno, il pallone passa, attenzione alla sinistro, deviato e poi sotto misura, non sbaglia, scogna Miglio che porta in vantaggio la Recanatese dopo appena 3 minuti di gioco, è 1-0 per gli ospiti, che raggiunge un compagno, ancora Liguori al centro dell'area, arriva lì il pallone, si coordina, la tiene poi in campo, forse prudente, ma non è così secondo l'arbitro, ha raddoppiato la Recanatese. Poi pallone per sbaffo tra le linee, scambio con Mancini, ancora sbaffo dal limite dell'area, non se la sente di calciare, ci prova invece Gomez che trova un gol splendido, trovando l'angolino alla destra di Prudente, e questa è un'altra, è un altro capolavoro. E allora ancora Pezzotti, servito benissimo alle spalle del difensore, Pezzotti si coordina e cala il poker, 4-0 al quinto Ricci, ha segnato il centrocampista e capitano dei giallorossi, che a questo punto si può dire ha chiuso la partita. Ancora verso il 9 che va a terra, attenzione, calcio di rigore per la Recanatese. Parte il fischio del direttore di gara, Mancini contro Salvati, spiazzato, e Recanatese che cala il pocherissimo, come detto, 5-0, Mancini al 15esimo della ripresa. Infatti, ecco che non aspetta altri secondi prima di fischiare l'arbitro, finisce così al quinto Ricci di Aprilia, 5-0 per la Recanatese.